Realizzare un piano strategico sul turismo è l'ambizione dell'amministrazione comunale di Catanzaro, che ha organizzato una 3 giorni di confronto sulle politiche turistiche con operatori, professionisti e stakeholder. Siamo partiti da un piano di marketing che è il primo elemento dal quale costruire un piano strategico. Siamo arrivati a questa terza giornata nel quale c'è già una nuova data, il 13 marzo. Sarà il primo giorno di confronto sul piano strategico con gli enti e gli attori principali con cui costruirlo. Quindi ci sarà la regione, ci sarà l'Accademia, l'Università, l'Alta Formazione, Ferrovie della Calabria, tutti gli attori che possono partecipare e che devono partecipare in questo senso alla costruzione di una delle pagine più importanti probabilmente per la nostra Catanzaro, con una dimensione nuova, una visione che può andare verso questa identificazione di una DMO che fa il paio assolutamente con l'idea già espressa in campagna elettorale della grande Catanzaro. Una delle tante idee rappresentate nella 3 giorni ha riguardato il cosiddetto turismo dell'accessibilità. È un'idea lanciata direttamente anche dall'assessore Lazzaro, che proporremo da qui a qualche giorno con l'istituzione di un cosiddetto tavolo azzurro. È un tavolo che dovrebbe ospitare ovviamente delle persone ovviamente con delle difficoltà in tutti i locali e che permetterebbe alla città di offrire un servizio unico. Attraverso l'adozione del piano strategico, il capoluogo punta a costruire un'identità turistica valorizzando i propri punti di forza. I punti di forza sono una grandissima trasversalità, sono un grandissimo valore storico, culturale e paesaggistico naturale del territorio e secondo me una propensione che al momento è latente ma che potrebbe essere veramente forte verso i servizi al turista. E in ultimo mi permetto di dire, abbiamo fatto vari incontri con gli operatori del territorio e c'è veramente un amore infinito verso questa città e questo territorio e è bene che questo venga fuori verso il turista.